Allora, dunque continuando, se consideriamo di avere lungo un cerchio, distribuiamo 20 cariche elettriche, tutte negative, da meno 3 coulomb ciascuna. E stanno girando in questo senso, tutte con la stessa velocità. Stabiliamo 100 metri al secondo. Questa in realtà è una velocità termica, sarebbe una velocità fenomenale. Andiamo a una velocità magari più bassa, facciamo via questa, facciamo soltanto dai 2 metri al secondo. Questa è chiaramente una velocità di trascinamento. Non può essere la velocità termica perché sennò ogni attimo non può essere la velocità istantanea perché ogni attimo queste andrebbero a sbattere, quindi queste girano liberamente come se non ci fosse nessun ostacolo, però mantengono una velocità costante. Domanda: il fatto che la velocità sia costante cosa suggerisce? Costante nel senso che non cambia nel tempo. Do per scontato che sia la stessa dappertutto, ma non cambia nel tempo. Allora, abbiamo due possibilità. Una è che questo sia un normale cavo elettrico dove con qualche meccanismo, ad esempio usando la legge di Faraday, stiamo mettendo in movimento, mettiamo un campo elettrico e mettiamo in movimento delle cariche lungo questa cosa. Però in tal caso la velocità stazionaria si ottiene intesa come velocità di trascinamento. Cioè una velocità di trascinamento intesa come la media della velocità, ricordando che la velocità ha due componenti, appunto, una delle quali è la velocità termica, quella che ho indicato con la barra sopra nelle dispense, questa ha una media che è assolutamente zero, mentre è la sua media quadratica quella che è diversa da zero, cioè così. La media quadratica è quella che è diversa da zero, nel senso che quando abbiamo la velocità termica per ogni particella che si muove in qua c'è una diretta al contrario, quindi in modulo ovviamente le velocità sommate sono mediate sono diverse da zero, ma prese non in modulo come componente, una è positiva, l'altra è negativa, quindi via. Allora, quindi velocità di trascinamento che contribuisce alla corrente elettrica, si spostano tutte e sono 20 cariche ognuna con questo valore. La domanda qui ovviamente è quant'è la corrente elettrica? Bene, la corrente elettrica è semplicemente il flusso di carica al secondo, quindi quanta carica passa nell'unità di tempo, sostanzialmente. Prendi un traguardo qualsiasi questo e dimmi quanta carica passa nell'unità di tempo e ti so dire quant'è l'intensità di corrente qui, è letteralmente questo. Se volete mettiamo delta Q su delta T, rapporto della carica che passa e il tempo che ci è voluto a passare, e questa è l'intensità di corrente. Allora qui se noi prendiamo una di queste cariche, praticamente noi abbiamo sostanzialmente la singola carica in un secondo quanta strada fa? E beh, fa 2 metri. Ah, scusate, non ho dato il raggio di questo cerchio, mi pare. Facciamo che siano 10 metri. Quindi in un secondo la nostra carica fa 2 metri, che significa che fa 2 metri in un secondo? Che se era qui è arrivata diciamo qui, anche meno perché se il raggio è 10 metri molto meno. Adesso la domanda è quante cariche c'erano in questi 2 metri che sono passate in quel secondo? Queste mi danno quanta corrente è passata in tutto. Se preferiamo la calcoliamo sostanzialmente la diciamo. Quanta carica abbiamo su tutta sta roba? Abbiamo detto 20 cariche per. Vabbè, se vogliamo ogni carica da 3 coulomb,
da meno 3 coulomb, a disposizione dunque 10 metri per 2 pi greco diviso 20, perché sono 20, e quindi abbiamo sostanzialmente pi greco metri tra una carica e l'altra. Questa è la scena. Quindi ogni pi greco metri, 3 metri rotti, abbiamo una carica. Meno 3 coulomb e così via, i 3 metri successivi, eccetera. Adesso, siccome chiaramente questa si muove veloce, ci interessa una media di sta roba. Allora, ci interessa il calcolo di intensità medio, perché è chiaro che se noi guardiamo il grafico nel tempo di questa roba, quello che vedremo, passa una carica, passa un'altra carica, passa un'altra carica, e questa è la scena che noi vedremo. Facciamo una media delle cariche che stanno passando praticamente. Se volete, facciamo una cosa allora. Modifichiamo leggermente l'esercizio così da dargli un senso più. Allora, noi abbiamo il nostro cerchio. E di cariche ne mettiamo 2000. Quindi adesso è molto poco lo spazio tra ogni carica lungo il nostro cerchio, sempre 10 metri. La velocità è la stessa, 2 metri al secondo. Abbiamo 2000 cariche. Quindi sostanzialmente abbiamo detto nel prossimo secondo, allora praticamente è il conto di prima ma con un paio di zeri di più. Quindi abbiamo detto che c'erano con 20 cariche, c'erano 3 metri tra una e l'altra. Ecco, se le cariche invece di 20 sono 100 volte di più, i 3 metri diventano 3 centimetri. Diventano, quindi ok, ho cambiato pagina per sbaglio, volevo prendere questo. Quindi no, l'avevo già preso. Allora, quindi noi abbiamo sostanzialmente ogni 3,14 cm una carica. Allora, abbiamo una velocità di 2 metri al secondo, quindi in un secondo attraverso un qualunque traguardo passano le cariche contenute in 2 metri. E quante sono? Facciamo 2 metri diviso 3,14 cm, ossia. cm diviso 3,14, dai, facciamo 3, e 3 nel 20 ci sta circa 7 volte, nel 270, quindi sono circa 70 cariche. 70 cariche, però da 3 coulomb ciascuna, quindi praticamente ritorniamo indietro, perché a noi interessa non quante cariche passano al secondo, ma quanta carica passa al secondo. Quindi rimoltiplichiamo i 3 coulomb di ciascuna carica per questa roba. E sostanzialmente questo 70 si riferiva solo a questo, dai, praticamente questo 3 si cancella con questo, e quindi abbiamo 200 coulomb. Allora, sti 200 centimetri in realtà erano centimetri al secondo, perché è la velocità quella che sto mettendo, io sto moltiplicando la quantità di carica per la velocità. Quindi abbiamo 200 coulomb, i centimetri si semplificano sopra e sotto, ma i secondi no. Abbiamo 200 coulomb al secondo, ossia 200 ampere, una grossa corrente. Del resto ho messo un'enormità di carica lungo 2000 cariche da 3 coulomb ciascuna. Lungo sta a fare. Allora, questa intensità l'ho calcolata direttamente, non l'ho calcolata come integrale di superficie del vettore J scalare di S, cioè del vettore densità di corrente, perché sarebbe poco pratico, perché queste cariche sono puntiformi. In che situazione mi compare questo? Se io immaginassi invece di un unico conduttore, di avere un anello conduttore, un anello conduttore, la carica scorre in modo distribuito in questo anello. Questo anello ha una sezione, diciamo, di 3 centimetri quadri, quindi tutti i nostri 200 coulomb al secondo scorrono, però distribuiti, non uno per volta. È una carica distribuita in modo omogeneo, stavolta in questo volume, perché questo non è più una linea ma è un volume a questo punto, un volume anulare, un volume ad anello. E quindi quello che noi abbiamo è che la nostra intensità è uguale, diciamo, a J per la sezione dell'anello, per i nostri 3 cm quadri. Quindi i nostri 200 ampere
in realtà sono uguali ai 3 centimetri quadri moltiplicati per quella che è la densità di corrente, che si misura, una roba che si misura in ampere al metro quadro, coulomb al secondo metro quadro. Allora bene, i 3 centimetri quadri significano 3 per 10 alla, il centimetro sarebbe 10 alla meno 2, ma al quadrato è 10 alla meno 4 metri quadri per J. Qui il nostro 200 ampere va diviso per 3 per 10 alla meno 4, sia diviso per 3 ma moltiplicato per 10 alla 4, viene un numerone, era J uguale 2 terzi per 10 alla 2, già c'è, 4 lo aggiungiamo, 10 alla 6 ampere al metro quadro. Può sembrare un numerone, ma perché c'hanno i metri quadri, immaginate di avere un cavo conduttore che invece che qualche millimetro è largo un metro praticamente, largo e non lungo. Stiamo dicendo, è chiaro che passerebbe una corrente enorme, passerebbe da qui. Ecco, l'ultimo dettaglio, abbiamo visto che quindi la nostra carica scorre in questa maniera, però sono cariche negative. Che fa la corrente? E la corrente scorre al contrario, scorre così, perché la corrente è sempre come se fossero cariche positive, quindi qualunque strumento io metta per misurare la mia corrente mi misurerà cariche positive. Ho un metodo per sapere se sono cariche positive o negative, con un conduttore puntiforme no, se invece attribuiamo al conduttore uno spessore, come nel caso dell'anello, allora sì. Perché io posso applicare un campo magnetico diretto verso di me, diciamo, la nostra. Ah, queste sono cariche positive che vanno in qua, queste sono cariche negative che vanno in qua. E questi puntini sono un campo magnetico diretto verso di me. Allora la forza è uguale alla carica per V vettor B. Allora, nel caso di quelle positive dirette in qua, il pollice lungo la velocità, B è l'indice diretto verso di me, quindi la forza risulta diretta verso il basso F. Questa mi porta a cariche positive da queste parti. Nel caso delle cariche negative, la velocità è diretta al contrario e questo mi dirigerebbe la forza al contrario. Ma anche il segno della carica, queste due cambiano tutte e due segno, per cui in realtà la forza rimane diretta dalla stessa parte, quindi rimane diretta qua. Però questa forza mi porta ad avere cariche negative qui, non quelle positive. Quindi se io ho uno strumento, dato lo spessore di questo cavo che sta portando corrente elettrica, per misurare le differenze di. Intanto ho un campo magnetico diretto verso di me, costante, che non induce ulteriore campo elettrico, che non aggiunge complicazioni al problema, quindi è un campo che non cambia nel tempo. Diretto verso di me, questo se ho uno strumento per misurare come le cariche si distribuiscono, come una leggera differenza di potenziale tra una parete e l'altra del nostro conduttore, in tal caso noterò un accumulo di cariche in questa direzione che o è positivo o negativo, e questo mi permette di capire se i conduttori dominanti sono quelli positivi o quelli negativi.